veramente Skyfus, ditelo, scappretta dal 2021, perché vorrei che questo 2020 finisse. Io spero che funzionino. Sono colle colorate di Tiger. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Location diversa perché sono a casa di Daniele, è l'unico modo per registrare questo video, quindi vi beccate la tenda magica di Daniele. Scrivete tutti sotto hashtag tenda magica. Oggi cosa andiamo a fare? Siccome ho comprato un po' di cose da Tiger, sta borsa è piena, vi mostro ciò che ho comprato, ma la cosa importantissima è questa. Dovete scrivermi adesso giù nei commenti una cosa importantissima, perché ho comprato, mi pare, 3 o 4 slime. Siccome domani ci sarà un video collegato con questo video, voi mi dovete scrivere come io dovrò andare a modificare gli slime che vedete. Scrivetemi come devo andare a modificare gli slime, non solo con gli ingredienti di Tiger, ma anche con le cose che ho a casa. I commenti più quotati e con tanti mi piace verranno selezionati, quindi scrivetemi gli ingredienti che dovrò andare a mettere all'interno degli slime che vedrete oggi. Ma prima di iniziare ancora, se vi piacciono i video di Tiger, un bel pollice in su, mi raccomando, fatemi capire che vi piacciono questi video, iscrivetevi, attivate la campanella come sempre e niente, allora facciamo anche un gioco, facciamo il gioco, vediamo, scrivetemi questo, allora una parola, ok, che c'entra con questo. Oh, wow, bellissimo, che comodità. Allora, la prima cosa che vado a prendere è questo. Allora, sono dei marker, quindi dei pennarelli. Così, allora, che bello, perché vi posso far vedere tutto molto più ravvicinato. Allora, questi sono i pennarelli che sono di tutti questi colori e avevo intenzione per l'appunto di farci un video, questo qua degli slime. Voglio fare sia un video dove modifico gli slime di Tiger, sia un video dove faccio slime con cose di Tiger. Quindi due video. Ci sono delle cose che ho comprato che voglio utilizzare per l'appunto per gli slime. Fatemi sapere se vi piace come sempre come idea. Allora, questi sono dei pennarelli che voglio utilizzare per degli slime trasparenti, perché hanno tutte queste formine. C'ho lo scontrino, però raga, wow, cioè è uno scontrino un po' gigante, quindi dovrei cercare. La maggior parte di queste cose, vedi, ah ok, set colori mi pare 2 euro. Ok, sì. Comunque la maggior parte delle cose lo sapete, Tiger, 2, 3, 1 euro, 4 euro, il prezzo comunque è quello. Poi, ma dite voi, che ci devi fare con delle spugne? Ho comprato ASMR. No, non ci devo fare un ASMR, ma voglio provare a metterle dentro lo slime per vedere cosa succede. Quindi queste spugne qui, al di fuori di comprarle perché le uso per pulire, ma le ho comprate perché voglio mettere nello slime proprio nel video che vi ho appena citato. Poi, raga, dite voi che sono facili prendere gli slime, no, ma l'ho comprata per mia mamma, molto bella perché è di legno, non so quanto vi possa interessare, però è una pinza, perché siccome non avevamo una pinza per cucinare, io ho comprato la pinza a mia madre, ma è molto utile, no, veramente utile, cioè serve, certo. Poi, siccome mio padre ha il computer fisso, lo usa lui, io uso il portatile, non aveva un poggia mouse decente, quello che aveva fa veramente Skyfus, ditelo, Skyfus, quindi ho comprato questo che è molto molto bello, perché è vintage e io adoro le cose vintage, sappiatelo, sapetelo, quello che volete, è bellissimo, tipo con la trama di Pac-Man, molto bello con tutti questi disegni vintage, non so se sapete ma Tiger ha fatto la collezione ispirata al vintage, ai videogiochi, vecchio stile anni 90, e quindi ho comprato un po' di cose così. Allora, poi ho comprato anche questo, che sono dei porta popcorn, perché nei prossimi giorni uscirà il video dove io e Daniele, anzi io più che altro, andrò a creare un cinema in casa mia, quindi restate connessi come da voi suggerito,
mi avete suggerito tante cose. Mi hai suggerito una gelateria, un ristorante di sushi, ma là mi devo organizzare. Quindi molto presto altri video super fighi, mi raccomando. Ah, e vi volevo dire che venerdì, segnatelo già sulla vostra agendina, sul vostro telefono, uscirà un video strafigo dove farò un draw my love story. Quindi è tipo un draw my life, dove andrò a disegnare però le mie storie d'amore. Quindi se siete curiosi di sapere tutti i miei fidanzati e tutte le mie storie d'amore, vedete il video di venerdì. Comunque questo porta popcorn, sempre in tema vintage, e anche questo porta snack. Sì, snack bag. Sono delle dei sacchetti, sempre in tema videogiochi anni 90, anni 80, per mettere le caramelline dentro. Ma quanto sono carini, oddio! Ma sono carinissimi! Per mettere delle caramelline dentro e poi da chiudere. Molto carini, non so se usarli per lo shop, boh, vedrò. Ah, vi dico, sabato alle ore 18 ci sarà il rifornimento sul mio sito, quindi non perditelo. Poi, ah sì, ho comprato un portapapò di Yuki, non so quanto vi possa interessare. Una spazzola, che questa mi serve, ma in realtà l'ho comprata per casa di Daniele, quindi la devo lasciare qui. Quanto adoro, che bello. Ovviamente rigorosamente rosa. Ragazzi, che bello, io adoro spazzolare i gabal. È stramorbida, è super, è ASMR. Ragazzi, basta, devo fare una ASMR. Allora poi, ah, guardate questo, che carino, ho fatto tipo la collezione delle scimmiette. Guardate che carina. Allora, c'è questa scimmietta molto carina che è un fermaporta. Fatemi uno screen e mandatemelo su Instagram se ce l'avete. Cute e carina, e mi piaceva e l'ho voluta prendere, quindi. Ah, sentite, anche questi ASMR. Basta, raga, devo fare troppo un ASMR. Vi piacerebbe un ASMR sul mio canale? Mi manca un botto di tempo. Poi, ah, questa che in realtà sono già proiettata al 2021, perché vorrei che questo 2020 finisse. È l'agenda a forma di scimmietta del 2021. Se qualcuno ha la mia stessa età o anche un po' più piccolo, sicuramente si ricorderà del Tamagotchi, che erano questi cosini che tu dovevi prenderti cura dell'animaletto interattivo, cioè, quindi top. Ora vi faccio vedere però prima gli slime che ho comprato. Ne ho presi tre, sì, mi ricordavo benissimo, ne ho presi tre, è questo, questo e questo. Quindi ora ditemi voi come io devo andare a modificare questi slime, ok? Fatemelo sapere. Poi ho preso anche la pasta questa qua, crunchy, di Tiger, che vi faccio vedere sempre poi nel video degli slime. Poi ho preso questo, che sono i frizzi pazzi, che userò in realtà per farci sempre un ASMR. Forse anche su TikTok, molto probabilmente, perché lo sapete che io uso TikTok, Yole AN Danny, veniteci a seguire, mi raccomando. Poi ho preso queste cannucce tutte arcobaleno, molto belle, queste sicuramente le userò per il mio shop di slime. Poi questa colla glitter, molto molto bella, che la userò per il video di slime. Poi ho trovato un'altra cosa, fatemi vedere se le trovo, fatemi vedere se le trovo, se le trovo, se le trovo, con tutto questo marasma di roba. Trovate, ragazzi, raga, io spero che funzionino, sono colle colorate di Tiger. Mai viste, mai viste, veramente. Io ho sempre visto solo quelle glitter, ma queste colorate normali mai, 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 mai. Cioè, guardate, sembra tipo un po' gel. Oh, mamma mia, ma è super gelatinosa. Poi vediamo, allora, ora vi faccio vedere questo, che è uno squishy. Non so se ci sia qualcosa dentro, ma sono curiosa di scoppiarlo insieme a voi. Ho preso questi timbrini che voglio usare sempre nel video di domani. No, nel video, non nel video di domani, non lo so. Vabbè, vedrò. Comunque è molto molto carini. Poi, e sono caduti a terra. Poi, questa, che in realtà non l'ho mai utilizzata, ma non so se lo slime, non so se nello slime va bene. Ed è una pasta, in realtà è una clay, hobby clay, ma è tipo come l'argilla. E boh, non lo so sinceramente, ho un po' paura da metterla nello slime, ma noi ci proviamo. Tentare non nuoce, vediamo un pochettino. Poi ho preso, ora vi faccio vedere tre cose che ho preso. Ho comprato queste tre cose, ok? Questo è il Tamagotchi, vero e proprio, ok? Loro lo chiamano K-Ring,
in realtà tu ti devi prendere cura dell'animaletto dentro all'ovetto. Poi c'è nella penna e questo che è un videogioco che è un portachiavi. Poi vediamo questo qui che sempre voglio mettere dentro lo slime. Che sono delle perline, ma ho visto queste, raga, con le scimmiette, non potevo non prendere le scimmiette. Io sono patita di penne. Allora, io, Yolanda, sono patita di penne e colleziono penne. Daniele lo sa, soprattutto le penne carine, quindi non potevo non prendere queste penne a forma di scimmiette. Sono quelle che fanno clack con il coso. Poi sì, ci sono dei pennarelli indelebili che mi servono sempre, neri. Rigorosamente, e ultime cose in realtà sono queste. La busta è vuota, via busta, ciao. Allora, ho preso, vabbè, un sanitizer delle mani, queste gomme da cancellare, che in realtà compro 3000 gomme e le perdo sempre, quindi gomme da cancellare che mi servono sempre, e questo che in realtà voglio dipingere uno slime, e da dentro escono queste cose. Molto carino, questo per un bambino ci sta da Dio. Dentro escono questi colori, questi pastelli a cera. C'è una gomma, vabbè, sempre utile, gomma, penna e tempera matite. Era tanto 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 carino, poi piccolo e puccioso, mi piaceva. E vorrei provare a mettere queste cose dentro lo slime. Cioè, io non le uso per colorare, in realtà anche a me piace dipingere, però le cose le uso per lo slime. Va bene, questo è tutto. Indovinate, vediamo se siete arrivati a questo punto del video. Indovinate e scrivetemi giù nei commenti secondo voi quanto ho speso. Ora vi dico dei tre cifre. Ho speso 40 euro, più di 50 euro, più di 70 euro. Vediamo un po', indovinate giù nei commenti quanto ho speso. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso. Non perdete il video di domani, mi raccomando, dove modifichiamo gli slime di Tiger e scrivetemi giù come devo modificare questi slime. Un bacione forte a voi, un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!